Ma credo che piano piano con il passare delle partite stiamo provando di seguire quello che sono le richieste del mister, che è un modo completamente diverso di lavorare rispetto a quello che avevamo prima. E penso che pian piano ci stiamo riuscendo. Oggi era importantissimo vincere la partita per mille motivi che non serve neanche dire. Siamo stati fortunati, ci hanno messo le mani Barosi e pure un po' il Signore, mi sa. E quindi niente, dai, siamo contenti perché poi nel calcio tutto torna, quindi magari in partite dove meritavi qualcosa in più e raccolto meno, alla lunga tutto si bilancia, tutto si equilibra, quindi è giusto così. Se siamo riusciti a portare a casa 3 punti è perché l'abbiamo voluto più magari di altre volte e siamo stati magari anche bravi a portarci la fortuna. Ma no, per quanto riguarda le cose extracampo, su quello penso che siamo abbastanza bravi a isolarci, a pensare, siamo professionisti, siamo pagati per allenarci ogni giorno e per giocare il sabato o la domenica, quindi non ci deve interessare, non ci deve distogliere da quello che è la nostra professione. E purtroppo abbiamo avuto problemi proprio di campo, e facciamo fatica ad accorciare le distanze, a coprire la palla, ad arrivare sui riferimenti e ripeto, dobbiamo ringraziare Barosi perché ha messo più di una volta la pezza. Poi a fine primo tempo abbiamo sistemato, abbiamo cambiato delle cose proprio come schieramento e credo che siamo andati meglio. Ma guarda, io siccome ogni tanto leggo, no? Quindi mi piace sentire un po' di cose, ci sta un dato, non so se penso che è il lavoro vostro, quindi lo sapete. Da quando abbiamo cambiato gestione tecnica sono passate 8 partite, perché ci metto pure quella da Viterbese che siamo andati con Lucenti. All'andata, queste 8 partite con Colucci abbiamo fatto 8 punti. Senza Colucci, 8 punti. Quindi mi auguro che quello che mi dici tu possa riaccadere. Sapevamo che questo filotto di partite era molto, molto difficile. Speravamo di fare qualcosa in più rispetto all'andata, perché poi non è facile ripetere quel filotto nelle prossime 6-7 partite. Quindi non è. Non sto a dire che mo le prossime succede come all'andata, magari fosse. Però ripeto, lo sapevamo. E quello che cercavo io di ripetere nello spogliatoio e di dirci anche tra di noi era quello di tenere botta, perché purtroppo è inutile raccontarla, però abbiamo affrontato squadre che sulla carta potevamo raccogliere sicuramente qualcosa di più nonostante il valore era maggiore, però non ci siamo riusciti. Oggi rimettiamo a pari quello che è stato il cammino dell'andata e speriamo di ripeterci per le prossime 6-7 che mancano. La risposta a quella costruita sarebbe no, i moduli no, però i concetti non te la faccio perché mi avete conosciuto, sono diretto, no? E abbiamo lavorato 6 mesi con quel modulo, avendo delle certezze come delle lacune. Hanno portato risultati perché comunque qualche risultato l'ha portato, quindi il cambiamento così, tra virgolette, diciamo, non è sempre facile. Magari arrivando e cambiando, ottenendo anche qualche risultato positivo, sarebbe stato tutto più semplice. Così purtroppo non è stato perché veniamo da un periodo così così e tutto diventa più difficile perché mentalmente non sei magari più sicuro, non ti fidi oppure dici io in quel modo ho raggiunto più punti. Un insieme di cose che secondo me sono tanto sotto l'aspetto mentale. Quella che dici tu è all'occhio di tutti, col 4-3 forse questa squadra riesce a coprire bene il campo sia in fase di possesso che non, ha qualche equilibrio in più. Però va pure detto che secondo me con Pochesci qualche partita col 3-4-1-2 abbiamo fatto bene, mi viene in mente Foggia o lo stesso partita col Taranto, anche se il secondo tempo ci siamo messi 4-3-3, però per dirti Foggia primo tempo, 3-4-1-2, 3-5-2, nemmeno mi ricordo com'era, però secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. Tutto sta ai risultati, perché poi giochi 3-5-2 o 3-4-1-2 e arriva la vittoria, il giocatore è più sereno, ha più fiducia e la volta dopo riesci. Però sicuramente con il 4-3-3 abbiamo dimostrato nell'arco di questi mesi che forse è il vestito migliore per. Ma io gioco dietro da quest'anno, cioè da pochissimo, però essendo un centrocampista correre indietro a tanto campo non è che mi faccia paura o mi dispiaccia, ecco, abituato in mezzo che c'è da correre. Quindi per me non è un problema, magari altri ragazzi che fino a qualche mese fa erano abituati a lavorare in determinato modo, oggi completamente diverso, magari ci sta la difficoltà, tutto va allenato e purtroppo ci vuole tempo che adesso non abbiamo. No, come ho detto prima, al primo tempo eravamo completamente in difficoltà, è inutile negarlo. Credo che il lato positivo e merito del primo tempo è che abbiamo provato comunque nella difficoltà a tenere botta, a
a mettere qualche pezza, perché veramente è stata dura, lo dico con la massima sincerità. E la vittoria quindi per questo prende più valore, e gli accorgimenti poi del secondo tempo proprio a livello tattico hanno fatto in modo di mettere la partita in un certo senso. Dopo il vantaggio, subito rigore, pareggio, magari potevamo riavere quei momenti che in questo periodo ce ne sono stati parecchi, ogni volta che prendi un colpo, e invece abbiamo provato tutto per tutto e è andata bene. Poi avevamo anche la palla per chiudere la partita con Volpe, che è stato poco fortunato, e quindi diciamo non ci siamo accontentati, non ci siamo chiusi, questa è stata la mia sensazione dal campo, pure dopo il vantaggio, e quindi è una cosa importante. Donnarumma. Ciao Daniele, complimenti per la vittoria. Rimanendo su questo tema del primo tempo che il mister ha definito da incubo, quanto è basso comunque la forza della curva, perché anche in quel primo tempo è stata ancora più vicina a voi e comunque si completa la vittoria anche venendo anche da questa... Ma io ogni volta che sono venuto in conferenza poi posso passare per Lecchino, ma lo sapete che non so così. A sti ragazzi va fatto veramente un grande applauso, perché veramente in questo momento di difficoltà, dopo tutte queste partite dove la vittoria in casa mancava dal 23 dicembre, ci hanno sempre sostenuto, ma no a chiacchiere, cioè ci hanno fatto sentire veramente la loro vicinanza, ti posso dire senza contestare, cioè, ho visto contestazioni tra virgolette costruttive, ci siamo incontrati con loro pure più volte avendo confronti tra persone mature. E non ci sono parole, l'hanno dimostrato, lo dimostrano sempre, quindi sono la vera certezza della Juve Stabia, sono loro, la continuità, ecco, la vera continuità ce l'hanno soprattutto loro, e dobbiamo essere bravi a avercela anche noi. Giusti. Ciao Daniele, buonasera. Volevo chiederti, nella prossima partita con il Francavilla, fra 3 giorni saranno assenti sia Caldore che Gerbo, oltre alle assenze che già appunto avete avuto anche oggi. Ancora una volta lui dovrà venire fuori la forza del gruppo, probabilmente gli sarà richiesto ancora di essere utilizzato come centrale difensivo. Cosa cambia però per te nel modulo, sia nel 4-3-3 che nel 3-4-1-2, nel difendere a 3 o nel difendere a 4? Cambia perché quando difendi a 2 trovi come oggi una squadra con 2 punte, duello diciamo a tutto campo, quindi il margine d'errore devi abbassarlo per forza, altrimenti rischi un errore potrebbe costare un gol, ecco. Invece difendendo a 3 comunque sia 2 marcatori, io poi faccio il centrale, quindi è più su letture, sulla palla magari più sulla profondità, mai sull'anticipo, e sicuramente è un po' più facile, ecco, diciamo così. Sara. Il tuo ruolo di centrale difensivo, Daniele, oramai è predominante, ti senti più un centrale o un centrocampista? Ho una crisi di identità, non so più chi sono. 10 anni ho fatto 200 partite centrocampista, all'improvviso dispensore, non lo so, ti dico la verità, non lo so. Però, no, a parte scherzi, lo sapete, metto a disposizione dove mi viene chiesto di giocare, gioco sperando sempre di dare il massimo e il mio contributo per far sì che la Juve Stabia possa fare punti. Volano. Ecco, senza fare un po' una tecnologia sul discorso, ecco, Popesci e Colucci, lui ha fatto il paragone, 8 punti ci trova appunto di tempo fino ad oggi, però normalmente si cambia allenatore per dare una svolta, perché magari, ecco, l'andamento iniziale non piace, no? Quindi si cerca di prendere un altro allenatore. Stesso rendimento, stesse partite, quindi allora è un problema, ecco, di squadra a questo punto. A maggio, vediamo queste altre 6-7 partite come vanno. Te lo posso dire a maggio. Anche perché il cambio c'è stato dopo quelle 8, non c'è stato per quelle 8 lì. No, è stato fatto il cambio perché pensava di migliorare ancora di più rendimento invece è stato lo stesso. Quindi per non avere avuto di più, significa allora è un discorso di un della squadra. Ma guarda, te posso dire, metto la firma col sangue qua, se le prossime 7 facciamo lo stesso rendimento. Col sangue. No, purtroppo non ci abbiamo la sfera magica, non ci sta la controprova, quindi è stata, ci è capitato. È una cosa che è capitata a voi, oppure una cosa che non dico mi ha fatto piacere perché poi appunto... No, assolutamente no, ti ripeto, noi siamo pagati per allenarci e per giocare, quindi non ci deve interessare, chiunque ci allena ci mettiamo a disposizione, l'abbiamo fatto con Lucenti, l'abbiamo fatto con Pochesci, la stessa cosa è stata fatta con Colucci, quindi a noi non ci interessa.
Purtroppo, ripeto, poi il cambio è avvenuto in un periodo, ma non deve essere una scusa perché non fa parte proprio del mio modo di essere, però fossero state partite tra virgolette un po' più abbordabili, magari ti avrebbero aiutato anche ma io batto sul fattore mentale, perché poi cambi, non arriva risultato e diventa tutto più difficile. Cambi, arriva risultato e fai prima, capito? Quindi ci sono passato in carriera, mi è capitato sia il cambio con la scossa positiva e sia il cambio come sta succedendo adesso, che non hai avuto tra virgolette quello che magari pensavi. Negativo no, però comunque sia non pensavi, magari ecco, pensavi di migliorare e così non è stato. E tanto, soprattutto quando cambi in corsa così, tanto influisce i primi risultati. Grazie a tutti.